Ehi là, sono Antonio e riconosco gli oggetti. Parliamo della merda d'artista. Una delle opere che ha fatto più discutere nella storia dell'arte. Di Piero Manzoni. Piccolo appunto. È stata abbattuta un'asta a 275.000 euro. Frequentavo un artista, Nanda Vigo, famosa per il suo uso sapiente delle superfici corrugate di vetro. Superfici di vetro che si possono trovare anche in una comune porta di casa. Realizza questa casa nel Vicentino, in mattonella bianca e mobili pelusciosi, tutto in collaborazione con l'affermato Giapponti. Ehi là, pausa di 3 secondi e vediamo questo video di un bimbo di TikTok. Dietro di lui un lampadario di Giopponti. Se per sbaglio quel lampadario non è nuovo, ma è della nonna, cioè d'antiquariato, vale come la sua e la mia anima messi assieme. Lo stesso Giopponti che ha fatto il Pirellone. Oh. All'ultimo piano del grattacielo c'è una delle viste più belle di Milano. Causa coronavirus non è possibile andarci. Ascensore magico. In fondo, come notiamo, c'è un'architettura nell'architettura, disegnata dalla Zahadid, la stessa che ha disegnato un prodigio di tavolo. La caratteristica nel tavolo non sta nel disegno o nell'oggetto, ma nella proiezione di se stesso sul pavimento. Altro tavolo totalmente trasparente è il risultato di una magia di Toyo Ito, lo stesso signore che ha disegnato questo piatto. Questo è buono. Mandami un video di casa tua. Magari puoi scoprire di avere qualcosa di interessante, qualche oggetto di valore. Ricordati di dire... Ehi là! Ehi bimbo, sai che chi ha disegnato il tuo lampadario è lo stesso che ha fatto il Pirellone di Milano? Te ne fregherà un c***o.